Ho sempre sognato un mondo senza uomini, prima della loro venuta, dopo la loro scomparsa. Mi chiedo se questo abbia a che fare con la mia storia personale, come se tutto dipendesse da un rancore originario. Ciao Enrico, sono Sara Tardinfirri. Forse qualche volta mi puoi telefonare, ci sentiamo. Lui è uscito dalla mia vita quando avevo poco meno di 2 anni. In questo viaggetto me ne andrei per andare a conoscere mio papà, che non ho mai conosciuto. Perché lui c'aveva sta famiglia già grande alle spalle, perché intanto lui era parecchio più grande di mamma. Goditi la vacanza e qualsiasi cosa succeda, Enrico, non ti dannare, perché a tutto c'è il rimedio. Il mio vero papà abitava in Sicilia e si chiamava Saro. È anche un discorso di quanto puoi lasciare che la vita rimanga vita e non diventi qualcos'altro.